Con gli ultimi grandi comizi ad Istanbul è cominciato in Turchia il conto alla rovescia per le elezioni del 12 giugno, elezioni legislative il cui significato va oltre la lotta per la guida del paese, in ballo la riforma della Costituzione. E questa è la scommessa del premier Recep Tayyip Erdogan, che i sondaggi danno vincente per il terzo mandato consecutivo, ma il suo partito, il conservatore AKP, potrà tenere fede alla promessa solo mantenendo un governo monocolore. I socialdemocratici del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo fedele all'idea di Turchia tracciata da Kemal Atatürk e guidato da Kemal Kılıçdaroğlu, potrebbe raccogliere fino al 30%, impedendo a Erdogan di avere la maggioranza dei due terzi utile per la riforma costituzionale. Dopo anni, la Turchia si prepara a riscrivere la sua prima costituzione civile, dice il nostro inviato. Ecco perché l'elezione del 12 giugno è tanto importante. Bora Bayraktar, Euronews, Istanbul.